Il percorso espositivo della Wolsoniana è un percorso espositivo cronologico e tematico, nel senso che ogni tanto si concentra su alcune delle tematiche che sono peculiari della collezione Wolson. La folla di Sesto Cane Gallo, un dipinto molto importante del 1920 che noi abbiamo sistemato proprio qui, allora, perché vuole rappresentare un altro punto fondamentale del museo, cioè l'importanza che la folla, da molti punti di vista, la folla allora, per quanto riguarda i diritti dei lavoratori, folla per quanto riguarda l'interventismo della Prima Guerra Mondiale, folla e dittature per quanto riguarda poi gli anni venti, rappresenta, e quindi la folla che si incanala verso queste grosse maschere che rappresentano i sentimenti universali. Eccoci qua a Genova Nervi, a fianco il bellissimo, stupendo parco di Nervi. Qui c'è un nucleo del Novecento, ogni museo fa parte di un elemento del Novecento. Io piuttosto propaganda e pubblicità, il Museo dell'Arte Moderna, più classico, bellissimo, fondato nel 27, della collezione di Odone di Savoia, e allora le altre due sono donazioni private anche alla città. È stata una sfida, io veramente volevo creare qualche istituzione o qualche risorsa educativa in Italia, perché questo naturalmente è un contesto molto storico. Io adopero arte come un linguaggio, la lingua dell'oggetto. I miei oggetti raccontano una storia, e la storia in questo senso, in questo locale, è la storia del Novecento italiano. So, non è arte per arte, è piuttosto il comportamento umano in questo senso. Mi interessa questo linguaggio o questa lingua, volendo, di questi oggetti che raccontano la storia e rispecchiano anche l'epoca e dimostra l'arte di quell'epoca. Ma è piuttosto celebrativo di un popolo più che un'arte. E qui non c'è roba dell'avanguardia o astratta. Non c'è l'astratismo, questo si legge, è arte che si può leggere, e si legge storia e comportamento umano e il perché.